Buongiorno a tutti, amici e amiche creative. Oggi giro questo video perché andrò a realizzare il primo video tutorial in collaborazione con la ditta Craspire. Questa ditta vende materiali per chi realizza creazioni con la resina, chi fa scrapbooking. Infatti troverete tantissimi articoli per quanto riguarda i stampi in resina o per lavorare la resina o per inserire nella resina. Troverete tanti articoli riguardanti cartoncini per realizzare cartoline, scrapbooking, scatoline in cartoncino e troverete anche molti articoli riguardanti i timbri. Infatti trovate la cera lacca e vari timbri di varie forme. Trovate anche gli stampini già pronti. Vi ricordo, vedete qui sullo schermo, che la ditta mette a vostra disposizione un coupon che vi permetterà di avere un piccolo sconto sull'intero carrello, che è sempre buono. Allora, oggi andremo a realizzare insieme questo articolo qui. Lo prendo, ve lo faccio vedere. Oggi andremo ad utilizzare questo. Questo è il codice dell'articolo. Questo è un kit per realizzare un orologio. Quindi, per realizzare questo orologio avremo bisogno ovviamente del kit dello stampo. Questo, se avete visto il video unboxing, saprete che dentro ci sono tre orologi piccoli e questo che è un po' più grande. E poi avremo il salvadito, la coppettina e le pipette, i cucchiaini per la lavorazione. Poi, ovviamente, se andiamo a realizzare l'orologio in resina, avremo bisogno della resina. Io utilizzo questa, della Fantasy Craft, Epoxy Resina Crystal. È molto buona e dà un rapporto da 100 a 50. Quindi a 100 di prodotto A vanno 50 del prodotto B. Poi, ovviamente abbiamo bisogno della bilancia, dei materiali che andremo a inserire nell'orologio e io ho deciso di realizzare l'orologio con questi kit. Non so esattamente ancora quali andremo a utilizzare, però iniziamo, col mostrarli, poi vediamo. Vorrei usare qualche farfallina di questo, che vanno ritagliate. Quindi mi servirà la forbice e poi utilizzeremo qualche fiore di questo kit, questo set di fiori che ho scelto per questa collaborazione. Sono divisi in colori, vedete c'è il rosa, questi gialli, questi sul blu viola, poi c'è questi mix sul color terra e poi abbiamo il bianco che avevo mostrato e questo è il codice del kit degli stampini. Niente, quindi per realizzare tutto e poi ovviamente se vogliamo inserire brillantini, foglia oro, tutto quello insomma che abbiamo bisogno. Ovviamente abbiamo poi bisogno di una bilancia. Io ora sistemo il tutto e iniziamo il tutorial. Dimenticavo di dirvi che ovviamente per realizzare l'orologio il kit non comprende questo. Questo è il meccanismo dell'orologio. Vedete ci sono le varie lancette in questo caso ho scelto tutto nero, quindi c'è le lancette nere, il gancio da appendere all'orologio e il componente dove poi andrà messa la pila dove si agganciano le lancette. Questo non è compreso nel kit, però lo potete trovare, io l'ho preso da Amazon e sono 5 pezzi, diciamo 5 orologi, 5 kit di orologio e li ho pagati 20 euro, mi sembra. Forse con tutta la spedizione, se non ricordo male. Comunque, preparo i materiali. Eccomi di ritorno, ho sistemato i materiali. Allora, ho cacciato lo stampo, come potete vedere, con i numeri. Molto molto bello. L'avrei preferito poco poco più grande, però va bene anche così. Vi mostro, ho ritagliato come potete vedere tre farfalline dallo stampo delle farfalline. Vedete questa che c'era qui e le due qua sotto ho già ritagliate. Ora scegliamo insieme i fiorellini. Ho pensato di realizzarlo oro e rosa, quindi andiamo a scegliere qualche fiore da questo kit pink. Tiriamo fuori.
Che bello, già vedo questo tulipano che mi piace tantissimo. Guardate che bello. Mettiamo da parte. Lo scegliamo insieme un qualcosina. Oh, bellissimi anche questi. Molto molto belli. Qui c'è la rosellina. Poi abbiamo questi che non conosco. Praticamente in ogni kit c'è due tipi per ogni tipo di fiore, quindi due di questi, ci saranno due rose, presumo sia questa l'altra, sì, stanno al contrario, ok, eccole qui. Poi abbiamo questi, sembrano dei garofani, no, questo è il garofano, molto belli anche questi. Oh, bellissimo anche questo, guardate. Vediamo un po', scegliamo un po' di fiori da utilizzare. Vediamo quelli per adesso. Vediamo anche questi. Guardate che belli, piccoli e delicati. Anche questo molto molto bello, lo prendiamo. Prendiamo anche un altro tulipano, più piccolo. Adesso scegliamo un po' di fiori, le rose no perché ho già messo altri tipi di fiori, altrimenti poi diventa troppo fiorito. Vediamo un po', anche questi piccoli piccoli, guardate che carini. Panseo primole, non ricordo cosa sono. Molto bello anche questo, ecco qua l'altro tulipano, anche questo. Oh, bellissimi anche questi. Ora li mettiamo tutti da parte questi, poi durante la lavorazione decidiamo poi quali inserire e quali no. Ok, vediamo c'è altro. Ah sì, queste tre pure le avevo scelte. Non sono adesivi, ma che belli. Non sono adesivi, sono solo, diciamo, così fatti in questa carta trasparente e quindi si possono utilizzare inserendoli appunto nella resina. Molto molto belli, vediamo un po'. Questo è il tulipano piccolo. Ok, abbiamo scelto, diciamo, i fiori che andremo ad utilizzare. Ok, ora come potete vedere io già ho colato la resina perché chi la lavora sa che la resina deve essere girata per un paio di minuti e poi lasciata sbollire per far togliere le bolle e quindi poi sentirete anche il bicchiere caldo perché ci sarà la reazione chimica. Aspettiamo i 5 minuti e poi iniziamo la lavorazione. Eccomi di ritorno. Allora, la resina è a posto, come potete vedere quel minimo che riesco con la luce da fuori perché sapete al momento come sta la mia situazione, quindi non riesco ad avere la luce, quindi questa è la luce che viene da fuori. Non ci sono bolle nella resina. Ok, ora ne trasporto un pochino in questo stampino, in quest'altro bicchiere, scusate, perché voglio colorare i numeri. O colorare o usare la foglia oro. Ok, io qui ho la foglia oro, ve la faccio vedere in questa scatola. In realtà è un mix di foglia oro e bronzo e rame, vedete che bello, molto molto bella. Quindi ora andremo a fare il mix. Quindi vorrei inserire un po' di... prendiamo un cucchiaino dal kit. E facciamo cadere un po' di foglia al suo interno. Così. È un primo esperimento che facciamo, quindi non so come verrà fuori, quindi... vediamo un po', realizziamolo insieme per vedere il risultato. Ne metto un po' perché ora voglio bello forte l'effetto, quindi
Chiudiamolo, altrimenti mi troverò foglia oro sparsa per tutta casa. Raccogliamo quella che è caduta fuori, eccoci qua. E ora lo voglio andare, vedete, a far rompere giù. Aggiungiamo la resina, ovviamente. Ecco qui. E continuiamo a mescolare. Facciamo in modo che si spacchi, si sfaldi, diciamo. Eccomi di ritorno. Allora, ho impastato, diciamo, questa consistenza di resina con la foglia oro e voglio aggiungere anche, giusto, no? Un po' di brillantini, così. Vediamo un po' cosa ne viene fuori. Allora, ora non dobbiamo fare altro che andare a riempire tutti questi spazietti. Ecco qui, vedete? Brillantini e foglia oro e rame. Ora con questo dobbiamo andare a inserire, cerchiamo delicatamente di riempire i numerini. Usiamo anche questo per spingere all'interno la foglia oro, vedete così. Magari ci aiutiamo proprio con questo. Riempite la parte più grossa e poi spingete verso le parti più sottili, così. Vedete? Non uscite fuori dai numeri perché altrimenti il numero non si leggerà. Vedete? Anche se magari in qualche punto mancherà un po' di resina, non è un problema perché poi noi comunque andremo a fare un po' di colata di resina sopra per poter mettere gli adesivi e quindi poi la resina mancante si inserirà negli spazietti dove mancano i numeri, quindi non è un problema. Ora l'importante è mandare giù la foglia oro, vedete? L'appoggiate e poi lo spingete giù, così. Potete anche semplicemente colorare la resina di nero, di rosso, di qualsiasi colore preferiate. Il problema è che io non trovo i colori perché per via del trasloco chissà dove stanno in questo momento. Quindi ho trovato la foglia oro e ho scelto di realizzarlo così con la foglia oro. Quindi ora mi metto e riempirò tutti i numeri con questo. Chiamiamolo impasto e poi dopo continuiamo inserendo appunto tutti i fiorellini. Ok, io proseguo e ci vediamo quando ho terminato tutti i numerini. Eccomi di ritorno, come potete vedere, con l'aiuto di questo attrezzino che ha due punte, diciamo, tonde, vedete, uno più grosso e uno più piccolo, ho spinto nelle fessure tutta la resina con i brillantini. Ora lasciamo asciugare, per me passerà un giorno, per voi pochi secondi. Eccomi di ritorno, come potete vedere è asciugato. Io non ho fatto la colata successiva perché altrimenti i flakes della foglia oro sarebbero emersi e si sarebbero sparpagliati, diciamo, lungo la resina e non avremmo avuto l'effetto appunto del numero. Io ora ho colato la nuova resina perché ora andremo a disporre tutti i fiorellini. Guardate com'è bella lì, limpida e senza bollicine. Quindi ora andremo a versare un po' di resina così, molto semplicemente.
Facciamolo entrare in ogni spazietto. Se ci ricordiamo che ne serve un altro po', lo aggiungiamo. E ora stendiamola. Ok. Allora, ora dobbiamo andare a inserire i nostri fiorellini come più ci aggrada, quindi qua c'è ancora il 7 e l'8 scoperti, ok, così, ok, eccomi di ritorno. Come potete vedere, ho cambiato lo sfondo perché mi serviva una superficie piatta, perché sono su un tavolo di plastica che ha la curva al centro, quindi mi pendeva la resina tutta verso il fondo, e quindi qui non andava a distribuirsi bene. Ok, come potete vedere adesso è tutta omogenea, quindi iniziamo a disporre i nostri fiorellini. Io ho scelto questi, come già sapete, del kit. Ovviamente vanno inseriti a testa in giù, quindi non lo so, dobbiamo semplicemente essere creativi e comporre un qualcosa. Quindi avevo pensato di inserire qualcosa qui e lasciamo scendere sul fondo. Poi man mano noi ci sistemiamo appunto l'adesivo come più preferiamo. Non so, allora vediamo così. Ora tutto questo tempo sarà semplicemente per sistemare come meglio che le diamo i nostri adesivi per creare una composizione. Quindi vediamo un po'. Inseriamo anche qui, andiamo più giù così si vedono i fiorellini. Vorrei rimanere dritta, altrimenti si vede il tronco qui, vedete? Facciamo così. Ok, perfetto. Andiamo un po' giù. Facciamo affondare così la resina sale sopra, vedete lo stampino sopra l'adesivo. Facciamo affondare e mandiamo su la resina, così. Ok, poi vediamo un po', inseriamo questi, che dite? Oppure abbiamo anche i tulipani, ci sono anche questi. Questo girato andrebbe da quest'altro lato e non mi dispiace, vediamo un po' dove, troppo su qui. Ecco, andiamo a fondere qua, a fondare qui. Così. Ovviamente dove ci regoliamo possiamo tagliare i fiori in eccesso, no? Vediamo questo. Guardate che bello. Lo mettiamo così però. Anzi. Così. Giù. Sono molto belli questi rosa, io li adoro perché il rosa è nelle tinte che mi piacciono. Vediamo un po' questo. No, possiamo mettere questi piccolini, guardate che carini. Ok. Poi ovviamente se ci regoliamo che il gambo è troppo lungo possiamo anche tagliarlo. Quindi io vorrei farlo uscire di qui, quindi taglio in diagonale, così, e lo posiziono qui, perché mi sistemo anche il prossimo e lo voglio inserire qui vicino, quindi taglio qui, ecco qua, e li facciamo affondare.
È una tecnica che mi fa molto rilassare. Diciamo che per quanto riguarda i gioielli, preferisco la tecnica delle perline perché è più creativa. Anche questa è una tecnica molto creativa, però, come posso dire, è limitata perché se noi andiamo a fare un orecchino o qualcosa, diciamo, non possiamo realizzarlo molto grande, quindi siamo un po' limitati nella creazione. Giustamente, altrimenti peserebbe troppo l'orecchino, e quindi dove più ci si può sbizzarrire, secondo me, sono appunto questi stampi per realizzare orologi o stampi per realizzare sotto bicchieri, perché abbiamo tutto questo spazio dove possiamo giostrare e realizzare un qualcosa, mentre se fai degli orecchini. Lo spazio è davvero molto molto piccolo e quindi il risultato non puoi fare un granché. Io metterei anche questo qui. No, mettiamolo qui. O qui. Sono indecisa. Lo mettiamo qui. Dappertutto tranne che nel posto che avevo deciso. Vabbè. Questi li mettiamo qua al centro. Tagliamo un po'. Tagliamo questa parte, puliamo sempre il cutter e accorciamo le gambine a questo e lo piazziamo più o meno qui. Ok, secondo me potrebbe bastare, altrimenti diventerebbe troppo pasticciato. Io ho inserito poca resina e ho inserito gli adesivi perché semplicemente se noi riempiamo tutto con la resina, gli stampini tendono a emergere in superficie, quindi poi l'effetto si perderebbe, starebbero più indietro. Io invece voglio che stanno avanti e quindi metto uno strato sottile di resina per poter far affondare giusto il necessario i miei adesivi. Ora mettiamo anche le farfalline del kit. Allora, avevo scelto queste tre. Uno, due e tre. Questa piccolina dà problemi. Ok, eccola qui. Sia da un lato che dall'altro si vede benissimo, quindi possiamo decidere noi come posizionarle. Allora, io metterei questa. Qui. Vicino al fiore, così. Poi metterei questa piccolina, vedi se bagnate di resina il cutter, riuscite poi a prendere la farfallina. La posizioniamo qui, da sola. E poi questa, vediamo, questa è un po' più pesante, quindi il cutter non la regge, però potete aiutarvi per prenderla. Io la metterei qui. Così, al vuoto, vorrei così, ecco qui. Guardate che bellino, secondo me uscirà davvero un bello orologio. Ok, vediamo che i fiorellini sono rimasti tutti giù, sì. Ok, perfetto. Va benissimo così, perfetto. Ok, ragazze, questo ora lo lasciamo asciugare un altro giorno intero. Quindi noi ora concludiamo il video e ci vediamo. Io potrei mettere qualche brillantino qui al centro. Dite che faccio una fesseria? Magari qualcuno di questo? O meglio di no, metto qua come base dell'orologio o stiamo fermi? Che è meglio così. Cosa mi dice la testa? Cosa facciamo? Lo facciamo o stiamo fermi? Dilemma della vita. Vabbè, lasciamolo così, preferisco. Vediamo il risultato e poi decidiamo. Questo tiriamo su e questo mi scendiamo. Perfetto. Ok, non tocchiamo più, basta.
Ok ragazzi, ora ci vediamo con il prossimo passaggio, che sarà l'ultima colata che darà lo spessore all'orologio. Ora deve asciugarsi e deve prendere bene i fiori e poi facciamo l'ultima colata, che sono indeciso se farla trasparente o colorata o con qualche flakes. Ma no, flakes no, perché altrimenti perderemo l'effetto dei numeri. Quindi oro non si mette. Potremmo mettere uno sfondo tutto nero per far risaltare i fiori o lasciarlo trasparente e poi prenderebbe il colore del muro, quindi bianco. Vediamo. Adesso facciamolo asciugare. La notte porta consiglio. Vediamo stanotte cosa mi viene in mente. Ci vediamo dopo. Eccomi di ritorno, ragazze. Come potete vedere, ho inserito i fiori e le farfalle. Ieri sera, mentre era semi asciugata, diciamo, era proprio tipo gelatina, per avere un effetto doppio strato di profondità, ho poggiato sulla resina altri adesivi, tipo questo e questi qui. Così sembrerà un secondo piano, quindi dovrebbe uscire un effetto tipo tridimensionale, con alcuni fiori sul retro, questi, e altri sul davanti. Anche qui ho aggiunto delle foglie, ho tagliato tipo qui, vedete, solo le foglioline, le ho posizionate bloccandomi appunto dietro il fiore, vedete qui. Questa è la fogliolina che ho aggiunto, però non ho fatto uscire il rametto, così sembra che nasca è la foglia, diciamo, del fiore stesso, come questa, vedete, è bloccata qui. E ora volevo, la resina è già pronta, inserire qualche brillantino, però se lo inseriamo qui diventerebbe troppo. Invece io cosa faccio? Voglio solo giusto qualche brillantino sparso, così bagno la punta del cutter, vedete, con la resina, e poi la immergo nei brillantini e faccio così col dito, così, per far spolverare qualche brillantino, giusto qualcuno, così da quell'effetto, diciamo, fatato che piace tanto a me. Ecco qui. Ora semplicemente andiamo a colare l'ultima resina. Io ero indecisa tra il nero e potete anche battere così per farli cadere. Ero indecisa se fare lo sfondo nero, però ho pensato che io ho preso le lancette che sono appunto nere, quindi se c'è lo sfondo nero non si vedrebbero le lancette, quindi di conseguenza semplicemente andiamo a colare fino all'orlo la resina trasparente. Semplicemente così. Diciamo che mi basta questa colatura, altrimenti poi farò l'altra. Ma penso di sì, vedo che si distribuisce bene. Ok, io purtroppo mi sono accorto adesso che ho preso le lancette per l'orologio grande, non mi ero accorto, ho sbagliato. E quindi le lancette escono fuori come lunghezza dall'orologio. Ma noi per fare l'orologio le inseriamo lo stesso poi. Comprerò le più corte, insomma, ecco. Ok, ora si sta distribuendo sulla superficie. Accompagniamolo. E dobbiamo riempire di resina fino al bordo. Regoliamoci, altrimenti facciamo un'altra colata. Ok, l'orologio l'ho cacciato, ho scelto già le lancette. Questo è il pezzo dove c'è la pila e sul retro abbiamo sia questo che il gancio per appendere, va inserito così, e poi dentro ci sono i pezzi che vanno agganciati qua per le lancette. Lo faremo al prossimo spezzone. Ora lascio asciugare e poi cacceremo lo stampo. Eccomi di ritorno. Come potete vedere, finalmente è asciutto, solo ho avuto un piccolo problemino perché il tavolo non è del tutto dritto e quindi ha preso più colatura e ha coperto il buchino dove va l'orologio. Ora comunque lo apriamo e poi vediamo come poter risolvere. Andiamo a vedere questo orologio. Infatti anche qui, vedete, mi servirà l'animetta per levigare il tutto. Ma vediamo il risultato finale. Ecco qui.
voilà. No, dai, bellissimo. Va rifinito qui. Guardate che bello. Wow, mi piace tantissimo. Vediamo un po'. Sì, è chiuso. Allora prendo la pinza e cerco di sistemare il tutto e poi montiamo insieme i pezzi. Io ho tardato a concludere il video perché mi sono fatta arrivare le lancette più piccoline, proprio adatte per questo orologio. Quindi ora sistemo il problema e poi lo vediamo terminato. Eccomi di ritorno. Allora, stavo dicendo, una cosa che mi salta subito all'occhio è che si intravede in alcuni punti, vedete qui, il bordo del fiore, perché se vi ricordate gli adesivi sono così, con una leggera bordura trasparente, vedete? Questi bordi, quindi questi bordi si intravedono, quindi o si taglia giusto giusto a filo o avrete in alcuni punti l'effetto che si nota. Quindi ora andiamo a montare l'orologio. Ci servirà questa scatolina e questo gancio che serve appunto per appenderlo, e va inserito qui così. Quindi così, con questo rivolto verso l'interno, poi si infila l'orologio. Ok, aggiustiamo il tutto. Ecco qui, e blocchiamo. Così. Ok, con il centro qui verso il 12, ovviamente. Poi abbiamo questi componenti e quindi dovremo, li apro. Ecco qua, all'interno troveremo la lancetta dei secondi, dei minuti, delle ore, e poi avremo un bullone, un altro bulloncino e una rondella. Quindi questo va qui. Poi bisogna inserire questo dorato e questo che ha vita qua sopra, così. E stringete bene il pezzo all'orologio. Poi vi aiutate con una pinza o con qualcosa. Io ora lo faccio a mano. Ok, una volta fatto questo, uniamo le lancette. Quindi, come potete notare, qui sono in sequenza, vedete? Uno più grosso e uno più piccolo. Questo significa che va prima quella delle ore, poi va quella dei minuti, vedete? Perché questa che è più piccola entra perfettamente, vedete? E poi quella dei secondi, e questo si avvita qui. Vediamo se ci riusciamo. Lo faccio e poi vi mostro. Eccomi di ritorno. Come potete vedere, bisogna spingere in fondo la lancetta delle ore, in fondo, in fondo a metà, diciamo, quella dei secondi, e poi questa dei secondi, minuti e ore, pardon. Sì, ormai oggi ho avuto anche l'incontro a lavoro, quindi sono un po' sfasata. Quindi questo è l'orologio, come potete vedere, e ora andiamo a mettere la pila per vedere se funziona così. No. Peggio. Ci riuscirò? Ok. Vediamo. Funziona. Ovviamente adesso riusciamo a vedere solo la lancetta dei secondi. Però davvero carinissimo. Non ho messo appunto lo sfondo nero perché c'è questo, altrimenti i fiori penso
risaltavano di più. Vediamo con uno sfondo nero come si vedeva. Sarebbe uscito così. Molto bello. Secondo me ci voleva un bello sfondo nero. Vabbè, vuol dire che lo farò più avanti, un altro con lo sfondo nero. Cosa ne pensate? A me piace davvero tantissimo. Qui ho storto la lancettina. Ora metto l'orario giusto e lo appendo. E va bene. Ragazzi, questo è il primo video tutorial in collaborazione con la ditta Craspire. Spero che vi piaccia. Ditemi cosa ne pensate. È davvero carinissimo per personalizzarlo. Infatti, ora stavo pensando di fare un tentativo. Volevo stampare su carta, su cartoncino, il mio logo, quello nero con le farfalle dorate, e far uscire l'arco qui, diciamo, dell'insieme delle farfalle. E l'ha scritto qua all'angolo di Fairy Creation, e poi colarlo e ovviamente plastificarlo, perché sennò il cartoncino assorbe la resina e quindi diventerebbe floscio. Poi lo plastifico e poi volevo appunto inserirlo nella resina qui nell'orologio. Magari un giorno ci provo se ho tempo e ve lo faccio vedere. Guardate che belli questi fiori. Sono davvero bellissimi da inglobare, molto molto carini, guardate. Bello, mi piace tantissimo. Ditemi cosa ne pensate, se vi è piaciuto. Se lasciate un commentino giù mi fa sempre piacere, vi rispondo sempre e comunque. E niente ragazze, guardate che bella questa farfalla. E niente ragazzi, vi saluto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo con il secondo video tutorial. Arrivederci.